dietro di me. Allora, io direi di iniziare. Simone, diamo le medaglie. Prego, la prima scuola. Prima scuola, Pioppico. Medaglia d'oro, perché ricordiamo ci sono tutte medaglie d'oro perché tutti sono stati bravissimi, e poi ci sarà l'oro assoluto. Un applauso a Pioppico, grazie. Abbiamo Luca Cacciani con la compagna di classe Kenny Fusato Ovolari e i professori Morbidelli, Serena e Tomassini Paolo. Prego i professori, prego, venite. Ecco, lo ricordo, ogni ragazzo, ogni ragazza protagonista del contest si è fatta. Come la seconda scuola è la scuola di Sant'Elpidiamare, prego Sant'Elpidiamare. I ragazzi, gli insegnanti. Eccoci. Fate l'applauso, perché hanno lavorato. Sant'Elpidiamare. Un lavoro, Simone, quello di oggi, che è la sintesi di tanti mesi di studio e preparazione, perché lo ricordiamo, il tema di quest'anno è il pescato in aggiunta ai prodotti della biodiversità. E abbiamo anche notato, e lo potete notare tutti, abbiamo anche un centro tavola che prima il professor Castignani ci ha illustrato, un centro tavola che è la sintesi di questa giornata, il pescato e il prodotto. Una parte del biodiversità, ma... Sì, ok, grazie. Grazie, Sant'Elpidiamare. Andiamo con la terza scuola di Ascoli Piceno con Tempestilli Gino, che si è fatto affiancare da Marticola Marco e i professori Paoletti Maira e Gian Domenico Annaloni. Bravi, bravi, un grande applauso. Complimenti, prego. Ambra consegna, ecco la targa. La parte di Ama qua alla scuola. Sorriso, vai. Senigallia. Senigallia, prego, l'Istituto Agricolo di Senigallia. Andiamo avanti, un grande applauso, grazie. E abbiamo il professor Comprezzi Massimo con Federico Teresa e Elisa Rigamonti, la chef del concorso, che si è fatta affiancare da Alessio Bigelli. Complimenti, complimenti. Loreto con Giorgetti Camilla, che si è fatta accompagnare da Platinetti Jacopo e i professori Sartini Loris e Perroni Francesca. Prego, tanti complimenti. Medaglia d'oro. Prego, prego, prego. La sesta, Porto Sant'Elpidio. Porto Sant'Elpidio, Enrico Terzi e Francesco Ciccarelli, accompagnati da Enrico Maria Rimbano. Prego. Complimenti, oro anche per voi, complimenti. Mentre si stanno scattando le fotografie, vi ricordo, ecco i nomi di chi ha giudicato tutti i piatti. Abbiamo la chef Maria Luisa Allovari e la chef Deborah Fantini, che sono giudici internazionali di cucina certificati dalla Nazionale Italiana Cuochi. Ogni anno arrivano nei
nei concorsi, arrivano nei ristoranti dove si fanno i contest e sono temutissime, sono davvero molto molto temute. E accanto allora abbiamo la dottoressa Sandra Micheletti dell'AMAP. E continuiamo con l'altra scuola, abbiamo la scuola numero 7 e arriviamo a Pesaro con parziale Francesco, che si è fatto affiancare da Costantini Marco, accompagnati dai professori Santini Giacomo e benvenuti Massimo. Istituto scolastico per la scuola e le medaglie per tutti i ragazzi. Chiamiamo qui accanto a noi lo chef Antonio Ciotola, che è il presidente onorario del Dipartimento Solidarietà ed Emergenze della Federazione Italiana Cuochi. E chiamiamo anche il presidente dell'AMAP Marco Rotori e poi anche il presidente della Federazione Italiana Cuochi Rocco Pozzulo. Passiamo la parola ora ai giudici, alla chef Deborah Fantini. Ecco, com'è andata la mattinata? Allora, com'è andata la mattinata? È inutile specificare, spiegare che comunque sono sempre delle cose meravigliose, sono dei ragazzi speciali in tutti i sensi, questo l'abbiamo visto anche un minuto fa quanto hanno goduto nel ritirare questo premio. Noi però come giudici, come giuria molto temuta, come avevi detto prima, no, in realtà cerchiamo veramente di metterli sempre a loro agio innanzitutto, ma in quanto giuria e in quanto gara ci sono dei punteggi che noi cerchiamo di osservare sempre nel migliore dei modi e nel modo più professionale possibile. Quindi c'è un vincitore, c'è chi si è distinto, ma è stato molto difficile, tant'è che è stata data la medaglia d'oro a tutti quanti, non a caso, perché comunque sono tutti naturalmente vincitori. Noi abbiamo un... Riteniamo ancora il tuo spazio qualche secondo? Anche perché... Sì, riteniamo okay. In... Teniamo in sospeso. Anche noi fremiamo, siamo curiosi, siamo... Passiamo il microfono al presidente chef Antonio Ciotola. Allora, grazie per questa splendida, una splendida giornata speciale come sono questi ragazzi. Vi posso garantire che verso le 10:30, quando abbiamo cominciato a degustare quei piatti, proprio quando arriva quell'appetito, no? L'angurio, quando le nostre papille gustative sono pronte ad assaporare le specialità, abbiamo fatto tanta difficoltà, noi tre, prettamente perché penso che sia alzata molto l'asticella del livello di bravura di questi ragazzi, grazie anche a chi le ha preparati, ma grazie anche all'amore che loro hanno trovato in questo splendido mondo, no? Amore della cucina. Pensate che per circa 45 minuti loro hanno dimenticato la loro difficoltà, come faccio io in cucina, non c'ho il tempo di pensare che non vedo, perché la frenesia di preparare le comande, e loro presi sono stati emozionati, sono stati con l'adrenalina altissima, ma si sono sicuramente anche divertiti. Poi fa parte del gioco comunque entrare un po' in gara. Per me sono dei grandi vincitori, ma hanno dei grandi spiragli nel mondo del lavoro con la loro, tra virgolette, difficoltà. E come dico sempre io, perciò non bisogna vedere per guardare avanti, sicuramente c'hanno un mondo che li aspetta. Grazie e complimenti a tutti. Solidarietà ed Emergenze della Federazione Italiana Cuochi. Ho tenuto anche io la suspense
presenza prima per i presidenti, perché ne abbiamo tre. Adesso andiamo con il presidente nazionale della Federazione Italiana Cuochi, Rocco Pozzulo. Grazie dell'invito a tutti quelli delle Marche. Beh, questa è una lodevole iniziativa, non lo dico perché sono qua, perché noi tutti fanno concorsi con i ragazzi speciali, ma il 18 febbraio c'è quel concorso nazionale, da anni, durante i campionati occidentali, che sono la Rigna, Gede Food Attraction, abbiamo tantissimi concorsi, squadre, singoli, donne, chef, ragazzi degli studi alberghieri, ma quello più emozionante è il contest ragazzi speciali. Però abbiamo già detto che i ragazzi sono contentissimi, anzi è bello, emozionante vederli quando loro gareggiano, dimenticano un po' un attimino tutto il resto, ma il concorso deve essere utile per qualcos'altro. È utile per far capire ai ristoratori che sono in sala, anche quelli che oggi non ci sono, che questi ragazzi, se vengono a scuola, non vengono per essere parcheggiati, perché le difficoltà ci sono, le conosciamo, ma devono intraprendere la nostra professione. Abbiamo già esempi in Italia, come Pizzauto tra Monza e Torino, che sono gestiti interamente da ragazzi autistici. Io sono stato personalmente a mangiare a Trastevere, alla Trattoria degli Amici, che chiaramente è stato realizzato questo ristorante dalla comunità di Sant'Egidio, ci sono ragazzi down, e guarda, per loro è vivere la normalità, questa è una cosa eccezionale, per noi non lo è, ma per loro lo è. Cioè alzarsi la mattina con l'obiettivo, quello di andare a lavorare e guadagnare i soldi come tutti quanti. Quindi avere una risposta anche in sosta economica. Sarebbe deleterio parcheggiare questi ragazzi, dargli comunque un contributo per vivere. Questo è chi ha, chiaramente parliamo delle famiglie, conosco queste situazioni personalmente, non sarebbe una bella cosa. La cosa più bella è che questo concorso porti l'attenzione ai ragazzi e fagli assumere, come anche Luca so che fa l'estate, e tanti altri, non so se ci sono in sala, e fagli assumere questi ragazzi per fargli vivere il mondo della ristorazione come noi viviamo. Un mondo creativo fatto chiaramente di tante soddisfazioni e anche di tanti sacrifici, giusto che vivono anche questo. Comunque ancora complimenti, grazie. Grazie Presidente. La biodiversità insieme al pescato era al centro di questo contest, ma la biodiversità va protetta e abbiamo qui l'AMAP, abbiamo il suo presidente Marco Rotoni. Grazie, intanto buon pomeriggio, è veramente un'opportunità per noi partecipare a questo laboratorio di costruzione di identità regionale. Ecco, la biodiversità che cos'è? Ecco, è una tutela di quello che noi condividiamo come elemento essenziale della nostra realtà, e quindi ecco che la biodiversità rimane elemento di identità. E la cosa speciale è quella di poter contribuire insieme a una squadra, a un modello di squadra di qualità e di talenti, poi ognuno ha la sua sensibilità, quindi bisogna essere bravi di squadra a evidenziare le qualità dell'uno e le qualità dell'altro, a creare veramente un modello di marche benessere. Quindi partiamo dalle nostre identità, dalle nostre qualità, dai nostri talenti, mettiamoli insieme e creiamo quell'innovazione di cui AMAP è portatrice unitamente alla biodiversità, che è data da questo laboratorio esperienziale che i giovani fanno quotidianamente con i loro docenti. E quindi se il nostro asset e il nostro orizzonte è quello di creare un modello di identità di biodiversità regionale, di risorse umane e risorse agrarie o ittiche, ecco, questa secondo me è la sintesi migliore. Poi sta a noi portare sulle nostre gambe, sulle nostre spalle, questa condivisione di intenti. Regione Marche c'è, saluto l'assessore, saluto il consigliere regionale che sono qui presenti, un altro elemento unitamente all'intervento del presidente di grande convinzione, di grande determinazione, e del fatto che il modello squadra nelle Marche è vincente. Grazie. Modello Marche vincente, abbiamo prima ascoltato le parole del presidente regionale Francesca Corrali, ma abbiamo qui l'assessore regionale Chiara Biondi, assessore che anche all'istruzione, perché l'istruzione, come lei spesso dice anche nei convegni, quale è chiamata negli ultimi giorni, è molto importante, ma è molto importante anche l'orientamento, perché è al centro del futuro. Prego assessore, si metta anche al centro. Innanzitutto grazie, buon pomeriggio, a questo punto buon pomeriggio a tutti, è una giornata bellissima, grazie per averci dato l'opportunità di viverla insieme a voi, un contest appunto rivolto ai ragazzi speciali e quindi diciamo è tutto speciale. Tra l'altro la cucina ormai è un'arte che credo mette insieme innanzitutto il cuore,
mette insieme comunque anche il corpo e la mente, soprattutto dà anche l'opportunità di dar vita alla nostra creatività, un po' anche all'ingegno e anche, perché no, all'innovazione. E quindi sono tutti elementi che soprattutto i nostri giovani li dobbiamo avvicinare il più possibile, perché sicuramente, appunto parlando di orientamento, credo che anche la cucina possa essere, possa rappresentare per tutti i nostri ragazzi un importante sbocco lavorativo, che credo poi li diverta fondamentalmente, perché io vedo, insomma, i cuochi sono sempre tutti molto anche felici, quindi questo significa, insomma, che la cucina fa bene, credo, anche appunto allo spirito. Tra l'altro abbiamo delle eccellenze sotto questo punto di vista, ci troviamo appunto al Panzini di Senigallia, che ringrazio anche per l'ospitalità, che è appunto un'eccellenza, e ne abbiamo anche altre proprio nella nostra regione, che formano giovani ragazzi, ma sono sicura anche dei grandi talenti. Quindi un bocca al lupo a tutti. Grazie all'assessore Chiara Biondi. Adesso mi confronto con lo chef Simone Baiani, che passa al giudice. Io mi taccio, perché ora devo...